Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto di primavera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono prezzemolo tritato, scalogno, olio, piselli, zucchine, carote, sale, pepe, vino bianco, riso di tipo carnaroli, acqua e dado bimbi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungere adesso 100 g di acqua. I piselli. Le carote, le zucchine, il sale, il pepe nero e il vino bianco ed azioniamo il bimby per 15 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il dado. Il riso. E l'acqua. Mescolare con la spatola. E cuocere per 15 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è cotto. Spolverizzare con del prezzemolo tritato e del parmigiano e servire. Risotto di primavera. Grazie e alla prossima ricetta.